Bentornati e buon lunedì sera a tutti quanti. Prima cosa voglio velocemente ma sentitamente ringraziarvi per aver partecipato anche oggi numerosissimi alla live, questa live delle 13 che è il nuovo appuntamento di questo canale che sostituisce da oggi di fatto la live del mercoledì sera che per un po' non ci sarà, andremo in onda alle 13, idealmente dopo la partita del Milan, quindi siamo andati in onda oggi, andremo in onda venerdì, poi la prossima settimana vediamo perché giochiamo martedì, insomma ci organizzeremo. Comunque continuate a seguire il mio canale e i miei social per avere le date e per avere gli appuntamenti di questo bel momento che viviamo insieme, dove discutiamo di pallone, dove ci sono i vostri commenti, e insomma stiamo diventando davvero sempre più forti e anche numerosi, e questa è una cosa molto bella. Allora, parliamo di calcio europeo, facciamo un discorso un po' su quello che sembrerebbe essere una via di mezzo tra un riallineamento del calcio europeo e diciamo un assestamento dopo un inizio di stagione atipico. A cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che ci sono tante squadre in Europa, tante squadre forti che sono state protagoniste nelle ultime stagioni, che hanno iniziato in maniera balbettante questa stagione. Una stagione caratterizzata da sembianze di nuovo campionato e invece parvenze di vecchia stagione, cioè sembra da un lato che abbiamo iniziato un nuovo campionato, dall'altro invece che stiamo ancora proseguendo quello post lockdown. Per noi, soprattutto per noi del Milan, perché il campionato italiano rappresenta davvero un'anomalia rispetto alla scorsa stagione. L'anno scorso dopo 4 partite l'Inter era prima, la Juventus seconda e il Napoli terzo, quest'anno dopo 4 partite siamo noi al comando con 12 punti fatti e un proseguire sulla strada degli ottimi risultati e della crescita complessiva che ci sta dando grande soddisfazione. Ora, il mio discorso vuole da un lato portarvi dei numeri e delle statistiche, dall'altro anche essere un pochino così, diciamo, fiducioso e scaramantico, anche se io non lo sono, nei confronti del futuro, nella speranza che appunto questa, diciamo, questo riallineamento del calcio europeo possa continuare proprio perché ci riporterebbe ai vertici. Allora, dicevo, la situazione anomala, perché? Perché in Serie A l'anno scorso appunto l'Inter e la Juventus erano diciamo in lotta per il titolo già dopo 4 giornate, Inter prima, Juventus seconda, Napoli terzo. Quest'anno abbiamo il Milan primo, Sassuolo secondo, poi l'Atalanta e poi il Napoli, quindi c'è una situazione un po' particolare. Tra l'altro quest'anno la Juventus ha fatto 8 punti su 12 e l'Inter peggio ancora, ne ha fatti 7 su 12, a conferma proprio che questo avvio di idealmente nuova stagione è stato molto difficile per la Juventus e l'Inter. Se per la Juve possiamo capire perché ha cambiato allenatore, l'ultima partita aveva tanti assenti eccetera eccetera, l'Inter insomma è stato un po' una delusione in questo avvio di campionato. Noi invece siamo stati la grande rivelazione, che poi rivelazione non è, proprio guardando la fine della scorsa stagione. Ma se facciamo un giro per l'Europa ci accorgiamo di come questa anomalia non sia solamente italiana ma sia appunto europea. Ad eccezione della Francia, dove il Paris Saint-Germain ha iniziato male la stagione perché non aveva tre quarti di squadra, ma adesso si sta già riprendendo il primo posto, lottando con Lille, tra l'altro, che sarà nostro prossimo avversario, non prossimo, che sarà nostro avversario futuro in Europa League, e in Germania, dove il Lipsia è primo, ma era primo anche l'anno scorso a questo punto, e il Bayern sta arrivando e vincerà il campionato, presumibilmente, perché da un lato abbiamo il Paris Saint-Germain, che è la squadra più forte di Francia per distacco in un campionato medio-basso, di medio livello, diciamo, rispetto agli altri grossi europei. Dall'altra parte, in Germania, abbiamo il Bayern, che invece è la squadra più forte d'Europa, a riprova della Champions vinta un paio di mesi fa. Dicevo, da altre parti invece, in Inghilterra e in Spagna, le cose stanno andando in maniera strana, perché in Inghilterra l'anno scorso Liverpool e Manchester City erano già primi e secondi, quest'anno così colà, Liverpool 10 punti su 15, peggio ancora il Manchester City 7 punti su 12, con due segni rossi importanti di matita che sono il 7-2 del Liverpool con l'Aston Villa, il 5-2 in casa del Manchester City con il Leicester, quindi un avvio complicato in un campionato che vede l'Everton primo e l'Aston Villa secondo. In Spagna peggio mi sento, nel senso che Real Sociedad prima e Villarreal di Unai Emery secondo, e le grandi di Spagna inizio così colà. Real Madrid ha fatto 10 punti su 15 ma segnando poco, ha fatto mi pare solo 6 gol, un calcio non eccezionale. Peggio ancora il Barcellona, 7 punti su 12, l'Atletico 8 su 12. Barcellona sappiamo insomma che sta vivendo
una grande fase di trasformazione. E insomma, in generale anche in Spagna, diciamo, quando l'anno scorso Real Madrid primo, Atletico Madrid secondo, tutto proseguiva secondo le attese. Quindi c'è un qualcosa che sta succedendo in Europa, c'è un ripristino di vecchie dinastie, di vecchie monarchie, diciamo, che vengono proprio enfatizzate dal primo posto del Milan in campionato. Chiaramente, ribadisco, si tratta di dati assolutamente parziali, si tratta di dati in avvio di stagione, seppur in Inghilterra e credo anche in Spagna hanno giocato più partite, no, sicuramente anche in Spagna hanno giocato più partite rispetto al campionato italiano, quindi abbiamo un campione un pelino più ampio. In ogni caso, è un inizio di stagione strano rispetto a quello che è successo negli ultimi anni. Vuoi perché c'è stata poca preparazione, vuoi perché appunto devono essere inseriti i nuovi, vuoi perché, come nel caso del Barcellona, si deve fare affidamento su un minorenne, che è Ansu Fati, che tiene su a galla il Barça quando Messi non è in giornata. Insomma, tanti tanti motivi. In tutto questo c'è un'altra questione che si lega a questo riallineamento, come mi piace chiamare così, riallineamento del calcio europeo, cioè il fatto dei gol, perché quest'anno in Italia si sta segnando tantissimo, 3.74 di media, più della Premier League, che è leggermente sotto, con un 3.72, e poi le altre, insomma, con l'ultimo posto per la Spagna, dove sappiamo che da quando non c'è più Ronaldo e da quando Messi non è più, diciamo, ad altissimi livelli, sommato a Ronaldo, non si segna tantissimo. Ebbene, in Italia si segna veramente tanto, sembra addirittura, leggendo i tabellini, di essere tornati agli anni 50, dove c'erano partite con valanghe di gol, no? E questa cosa è una cosa importante, perché è una cosa che, diciamo, ci consegna un campionato dove gli attacchi sono più importanti delle difese. Ora, ieri sabato nel corso del derby, a un certo punto Bergomi ha fatto una considerazione dicendo: può essere che i difensori siano un pochino più distratti perché non c'è il pubblico. Allora, noi abbiamo sempre fatto ragionamenti sul pubblico che mette pressione ai ragazzi, soprattutto nel caso del Milan, il fatto che il Milan giochi più sciolto, senza il pubblico, eccetera, eccetera. Però questa considerazione potrebbe essere anche vera, cioè l'attenzione che si pone è inferiore e quindi poi si subiscono più gol. Ci sono tante controprove a questa affermazione. Pensiamo ad esempio al gol di Berardi ieri a Bologna, il primo, dove ha una voragine davanti, anche, diciamo, il gol di Lukaku nel derby con Kolarov che va, insomma, sono tutti errori di posizione, errori un po' di attenzione. Potrebbe essere questa una chiave di lettura. Sta di fatto che al momento c'è una forte componente delle squadre che attaccano rispetto alle squadre che difendono. Poi è chiaro che nel caso della Serie A, in generale, chi prende meno gol è primo, però c'è questa cosa che appunto in Italia si sta segnando molto, sta diventando, almeno in questa prima parte ma anche alla fine della scorsa stagione, è diventato un campionato spettacolare dal punto di vista di gol, e questo contributo lo ha dato anche il Milan con appunto una serie infinita, mi pare 20, non so quante partite, sono 24 partite di varie fila che andiamo in gol, quindi l'apporto della fase offensiva è importante quanto l'apporto della fase difensiva. Abbiamo visto tanti campionati vinti anche segnando pochi gol ma subendone pochissimi, abbiamo visto come le squadre che subiscono meno gol in Italia sono quelle che vincono più campionati rispetto a quelle che fanno più gol. In questo momento, diciamo, tutta questa situazione, tutte queste contingenze, tutto questo caos, eccetera, sta un po' invertendo la tendenza, o per meglio dire sta ponendo la fase offensiva importante quanto la fase difensiva, almeno questo, diciamo, in linea statistica, cioè in linea generica di numeri di gol fatti, ma è comunque un segnale di come qualcosa si stia muovendo. Magari non sarà da qui alla fine della stagione, non sarà definitivo, magari la Juventus in Serie A tornerà a essere la squadra dominante, magari l'Inter metterà appunto a posto la difesa nonostante faccia tanti gol e riuscirà a riequilibrare. Insomma, può succedere di tutto. In questo momento però una squadra che segna e che subisce poco in Italia è il Milan, e il Milan è in testa alla classifica. Il Milan potrebbe essere il portabandiera di un riallineamento del calcio europeo che ci riconsegna una squadra, diciamo, fra le tre più importanti della storia del calcio, il Milan, ai livelli
che tutti noi vogliamo vedere. Sogni? Probabilmente sì, però in questo momento ci serve anche questa cosa, ci serve anche un po' sognare. Noi siamo anche realisti, quindi manteniamo sempre i piedi per terra, però vogliamo pensare davvero che stia ricominciando una specie di rinascimento rosso-nero, e in generale in Europa, diciamo, nei campionati anche che sono un po' più equilibrati, dove non ci sono le solite squadre che vincono, perché insomma, Francia e Germania, ormai il campionato è assegnato praticamente già ad agosto, e questa è una cosa bella perché rende appetitoso il prodotto. Aspetto le vostre opinioni, nel frattempo vi auguro una buona serata.